I farmaci rappresentano un pilastro fondamentale nella prevenzione, nella gestione e nella cura delle malattie, in quanto agendo sulle cause sottostanti e sull'entità dei sintomi, contribuiscono significativamente al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute del paziente. Tuttavia, è importante utilizzare i farmaci in modo responsabile e sempre sotto la supervisione medica, rispettando i dosaggi, la frequenza di assunzione e la durata della terapia indicata dal medico. Non sempre però questo avviene, perché molte persone finiscono per abusare dei farmaci in quanto si affidano al fai da te, al passaparola o a informazioni non verificate trovate su internet. In questo modo aumenta il rischio di effetti collaterali indesiderati, di un ritardo nella diagnosi e di sviluppare una dipendenza fisica o psicologica a quel medicinale, oltre che a favorire una resistenza ai farmaci. Esistono alcuni farmaci molto comuni che vengono utilizzati quotidianamente da milioni di italiani, a cui però è necessario prestare attenzione e seguire sempre le indicazioni fornite dal proprio medico per garantire un uso sicuro ed efficace. Ma quali sono questi farmaci? Andiamo a vederli. Antibiotici. Gli antibiotici sono una categoria di farmaci in grado di impedire lo sviluppo di batteri agendo attraverso diversi meccanismi d'azione. Rivestono un ruolo cruciale nella gestione delle infezioni batteriche e devono essere impiegati esclusivamente sotto la prescrizione medica, seguendo attentamente le dosi indicate, le modalità di assunzione e la durata del trattamento. In caso di infezioni non gravi causate da batteri, come ricorda l'Istituto Superiore di Sanità, non è necessario ricorrere subito agli antibiotici, poiché il nostro sistema immunitario, nella maggior parte dei casi, è in grado di risolverle autonomamente. Molte persone, ai primi sintomi influenzali o di raffreddore, pensano di stroncare il problema sul nascere assumendo un qualsiasi antibiotico disponibile in casa. Questi farmaci però agiscono solo sui batteri, per cui sono inutili contro i virus, come quelli responsabili del comune raffreddore e dell'influenza. L'uso di antibiotici per il trattamento di malattie causate da agenti infettivi diversi da batteri, come virus, funghi o protozoi, è quindi inopportuno, a meno che un esperto non identifichi un rischio che queste si complichino per il sovrapporsi di infezioni batteriche. Assumere antibiotici in modo sbagliato espone inutilmente al rischio di effetti indesiderati, come disturbi intestinali, diarrea, nausea e vomito, oltre che gonfiore e dolore addominale e reazioni allergiche. L'abuso e l'uso scorretto di antibiotici è un vero e proprio problema di salute pubblica a livello mondiale, in quanto sta contribuendo anche ad accelerare drammaticamente il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Si tratta di un processo naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che sviluppano la capacità di sopravvivere a quegli stessi antibiotici che una volta erano in grado di sconfiggerli. Diventando così più resistenti, rendono le infezioni più difficili da trattare e allo stesso tempo aumenta il rischio di complicanze, la mortalità, il tempo di degenza ospedaliera e i costi sul sistema sanitario. Antiacidi. I farmaci antiacidi, come suggerisce il nome stesso, sono una classe di farmaci utilizzati per il trattamento dei sintomi legati al reflusso gastroesofageo, in quanto neutralizzano l'acido cloridrico presente a livello gastrico, dando così sollievo immediato a dolore e bruciore di stomaco. L'azione dei farmaci antiacidi però è temporanea, in quanto si limitano a contrastare l'elevata acidità dello stomaco, senza però intervenire sui meccanismi che regolano la secrezione acida e quindi senza risolverne le cause scatenanti. Gli antiacidi appartengono alla categoria dei farmaci da banco, ossia che è possibile acquistare senza la ricetta medica. Se da un lato questo rende più facile l'acquisto, dall'altro può aumentare il rischio di farne un uso improprio o eccessivo. Gli antiacidi fanno quindi scomparire i sintomi in poco tempo, dando l'illusione di aver risolto il problema. Questo può portare a trascurare alcune patologie, come gastriti, ulcere o tumori, che finiscono per peggiorare e a portare a conseguenze più gravi, con un possibile deterioramento della salute gastrointestinale e un aumento del rischio di complicazioni.
Un abuso di farmaci antiacidi può portare a una serie di effetti indesiderati, tra cui stitichezza, diarrea, crampi allo stomaco, nausea e vomito, oltre che alla comparsa di quella che viene detta acidità di riflesso. In questo caso si verifica una sovrapproduzione di acido cloridrico per compensare l'eccessiva riduzione dell'acidità che i farmaci hanno provocato, aggravando ulteriormente il bruciore di stomaco. In sintesi, nonostante l'efficacia nell'alleviare i sintomi, gli antiacidi non sono curativi, per cui è consigliabile utilizzarli solo dopo aver ottenuto una consulenza medica. Lassativi. I lassativi sono dei farmaci che stimolano la peristalsi intestinale, facilitando l'evacuazione delle feci in tempi più o meno veloci. Esistono diverse categorie di lassativi, ad esempio quelli che aumentano il volume della massa fecale, quelli che ammorbidiscono e lubrificano le feci e quelli che richiamano acqua all'interno dell'intestino, svolgendo una sorta di lavaggio. I lassativi possono sembrare il metodo più veloce e naturale per pulire l'intestino e l'estrema facilità con cui è possibile acquistarli in erboristeria, in farmacia e in alcuni supermercati, il tutto senza prescrizione medica, fa sì che alcune persone ne facciano un uso improprio o eccessivo. L'abuso di lassativi può avere un impatto negativo sulla diversità del microbiota intestinale, in quanto nel lungo periodo distrugge alcuni dei batteri buoni che popolano il nostro apparato digerente. Il risultato è una disbiosi intestinale, ossia una condizione caratterizzata da uno squilibrio nella composizione e nelle funzioni della flora batterica intestinale, con una crescita eccessiva di batteri cattivi all'interno dell'intestino. L'utilizzo eccessivo di questi farmaci può portare anche allo sviluppo di una dipendenza da lassativi, non per la loro capacità di superare la barriera ematoencefalica e agire sul sistema nervoso centrale, ma per il desiderio che nasce in coloro che ne fanno uso di regolare le proprie abitudini intestinali, a maggior ragione se soffrono anche di stitichezza. Una delle conseguenze dell'abuso di lassativi è l'insorgenza dell'intestino pigro, una condizione medica caratterizzata da un rallentamento del transito intestinale che a sua volta causa gonfiore addominale, crampi, meteorismo e costipazione. Prima di assumere quindi un qualsiasi lassativo, parlane sempre con il tuo medico. Sarà lui a valutare quale tipo di lassativo possa essere più adatto alla tua condizione medica. Benzodiazepine. Le benzodiazepine sono una classe di farmaci psicotropi che agiscono come depressori del sistema nervoso centrale e sono noti per i loro effetti sedativi, ansiolitici e miorilassanti. Vengono in genere prescritte per il trattamento di vari disturbi, in particolare per la cura dell'ansia e dell'insonnia, ma anche dell'epilessia e nella gestione della sindrome d'astinenza da alcol. Le benzodiazepine sono tra i farmaci più utilizzati al mondo, ma anche tra quelli più abusati sia in adolescenza che in età adulta. Uno studio condotto dal Progetto Europeo di Indagine Scolastica su alcol e altre droghe ha evidenziato che il 10,5% dei ragazzi ha consumato psicofarmaci senza prescrizione medica nella propria vita, in particolare le ragazze. Tra le motivazioni maggiormente riportate dagli studenti rispetto al loro consumo, troviamo il miglioramento delle performance scolastiche e dei livelli di attenzione, ma anche per aumentare l'autostima, per migliorare l'aspetto fisico quando combinati con altri farmaci dietetici e infine per dormire meglio. Le benzodiazepine non vengono assunte sempre a scopo curativo, ma anche ricreativo, un nuovo fenomeno di dipendenza in costante crescita, il cui unico obiettivo è quello di sballarsi, tanto che spesso vengono abbinati con alcolici e droghe varie per aumentarne gli effetti. Un uso prolungato di benzodiazepine può portare a tolleranza, dipendenza fisica e psicologica, con conseguenti difficoltà nel tentativo di smettere di assumere il farmaco, oltre che a una serie di effetti collaterali più o meno gravi. Tra questi troviamo sonnolenza, vertigini, disturbi della coordinazione e della memoria, disturbi comportamentali, depressione e allucinazioni. In conclusione, che siano farmaci da banco o medicinali che richiedono la ricetta medica, è importante assumerli sempre secondo le indicazioni fornite dal medico curante o da uno specialista, evitando il fai da te. L'abuso o l'utilizzo improprio di farmaci può portare a una serie di complicazioni ed effetti collaterali che non fanno altro che aggravare i sintomi e a ritardare la guarigione.